Bentrovati con Pallanuotiamo, siamo qui alla numero 2 e ovviamente vicino a me c'è Giovanni Pimpinelli per quei pochissimi che non lo conoscono, ma è una giornata un po' anomala perché con l'allerta medio e con tre partite rinviate nel girone nord, diciamo abbiamo fatto un mezzo passo falso perché abbiamo poca roba. Quelle poche che si sono giocate, in alcuni campi non abbiamo le immagini perché il tempo era bruttissimo, vedi Messina dove all'aperto nessuno si è messo a fare la ripresa, o vedi in altre situazioni dove è mancato l'operatore perché stava male. Cioè, andiamo avanti con quello che abbiamo, soprattutto vediamo questi risultati nel girone nord, che è quello più semplice. Bologna-Ancona, Arenzano-Bologna e Sturla-Cavogli non si sono giocate giustamente per l'allerta media. Invece si è giocata a Lavagna, dove il Metanopoli ha vinto 13-12, e si è giocata a Roma, al Torino, dove il Crociera, una squadra di Genova, comunque è arrivato e ha giocato, ha pareggiato 9-9, e si è giocato a Torino, dove il Como è riuscito a vincere per 8-6. Per le statistiche, ecco sì, eccoci per le statistiche del Girone Nord, a cura del nostro amico Rillone del sito waterpolovitali.com, per cui che è il nostro media partner, sì, per cui noi usiamo questo specifica sito perché allora statistica ovviamente anche queste imprecise, ma non per colpa di Rillone, ma perché ovviamente le partite sono giocate, per cui Rillone ha avuto qualche difficoltà. Allora, la squadra che ha totalizzato più superiorità numeriche per quanto riguarda la regione settentrionale è la squadra del Crociera Stadium, anzi della Lavagna con 36, poi c'è il Crociera Stadium con 25 ed è al terzo posto il Metanopoli 22, una delle favorite alla vittoria di questo campionato. Per quanto riguarda le percentuali dei gol fatti rispetto alle superiorità numeriche, in testa vediamo proprio la presenza del Bogliasco con il 58% di gol fatti sulle superiorità numeriche, poi al secondo posto si è classificato Como con il 53% e di poco dietro c'è Lavagna con il 52% per superiorità numeriche, mentre in basso vediamo Ancona con il 13, Arenzano e Torino con il 14. Per quanto riguarda inferiorità numeriche, a nord invece vediamo che c'è il 57% del Bogliasco e il 45% della Lavagna, invece andando verso il basso c'è il Camogli con il 14%, decisamente staccato rispetto alle altre squadre, per cui questa è una situazione che favorevole per quanto riguarda la squadra bianconera. Cioè, a sud? A sud, ci parliamo dopo, adesso diamo la parola anche a Walter Fasano che ci fa il commento tecnico con queste gare giocate nel girone nord. Si è giocato invece a Lavagna, dove il Metanopoli alla fine tira fuori 3 punti, ma ha faticato più del previsto, credo, 13-12. Più del previsto, però parliamo di un Metanopoli che va a vincere a Lavagna, quindi non proprio con l'ultima arrivata. Ricordiamo che Lavagna nella prima giornata era uscito con un ottimo pareggio dal campo del Bologna, quindi un'altra ottima vittoria per Mammarella e i suoi compagni, la sua armata di questo girone nord, di somma 4 reti, Brambilla ancora 3 reti, Busilacchi anche a tabellino, quindi 7 su 14 uomini in più 3 rigori, quindi una squadra che ecco macina il gioco, legge le situazioni, gioca in fase offensiva. Ultimo tempo 6-5, metà dei gol della Lavagna ecco cadono nell'ultimo tempo, la squadra di Martini ci ha insegnato negli anni, ahimè, qualche anno fa ho subito anch'io, che fino all'ultimo minuto, l'ultimo tempo, è un tempo che Lavagna esce sempre, visto sicuramente le grosse qualità fisiche dei propri giocatori, la grossa concentrazione, quindi complimenti a Martini e ai suoi ragazzi. E però il Metanopoli ha tenuto testa, comunque è stato spesso in vantaggio durante l'arco della gara, e il break finale ha fatto sì che la squadra di Mammarella portasse a casa questi 3 punti importanti, da segnalare questi 400 spettatori, quindi tante persone a vedere la partita alla Lavagna. Sicuramente era una partita di cartello, quindi complimenti a chi ha grimito le tribune. 7 su 19 in Lavagna, quindi tanti gol su superiorità numerica e tante espulsioni, quindi al totale andiamo a contare 33 espulsioni, diverse espulsioni durante la partita per gioco violento per i giocatori della Lavagna. È stata una partita di pallanuoto, una partita maschia, quasi un derby, diciamo.
ci hanno visto i tanti giocatori liguri che giocano in questo ottimo Metanopoli che, se non vado errato, visto anche l'altra partita che non siamo giocate, è solo in testa con Segui e penso ci rimarrà per tanto. Bene, una mezza sorpresa a Roma, a Ostia, dove lo 0-9 pareggia da neopromossa e conquista il primo punto in Serie A2 con il Crociera Stadium, 9-9. Niente, il Crociera fa fatica a ritrovare quella brillantezza che di 2 anni fa, ancora un pareggio per la squadra di Crociera, di Campanini fuori casa. Complimenti allo 0-9, era partito bene, 6-5 addirittura il primo tempo per la 0-9, 7-5 al cambio campo, poi la 0-9 ha fatto un po' di fatica nei restanti terzo e quarto tempo, ha subito il ritorno del Crociera nel finale e poi questo pareggio grazie alle reti di Corio e Micucci ha consentito a entrambe le squadre di mettere un punticino in classifica, di muovere la classifica, diciamo così. La 0-9 penso che sia il primo punto in questa categoria della storia. Bisogna costruire la salvezza in casa, stesso discorso del Tuscolano di Girone Nord, Patti 4 reti per la 0-9, mentre Manzone 3 reti, Giordano 2 gol per la Crociera. Ripeto, secondo me la Crociera ha un roster che comunque può fare molto meglio, l'amico Campanini sicuramente troverà le soluzioni e le situazioni tattiche da applicare a questa squadra che ultima anche è iniziata un po' sulla falsa scia dell'anno scorso, 4-9 uomini in più per entrambe le squadre, quindi una partita che ha visto la parità quasi in tutti i dettagli e le caratteristiche. Altra sconfitta del Torino, questa volta in casa contro il Como, che veleggia in testa alla classifica, anche lui nelle prime posizioni, 6-8 a favore dei Lariani. E complimenti a Simonic e ai suoi ragazzi, perché vincere a Torino non è mai semplice. Il Torino veniva da una sconfitta molto crescente contro la Metanopoli con una forbice ampissima. Ci si aspettava un pochettino la reazione delle ragazze di Aresta e invece ha trovato di fronte un'ottima Como Nuoto, 4-2 a cambio campo, poi sostanziale equilibrio nel terzo e quarto tempo con il Torino che cercava di avvicinarsi agli avversari, però mano a mano si è andati fino al 4-8 e quindi ottima prova della Como Nuoto, complimenti a Simonic come ho detto prima, tanti giocatori a tabellino, 8 marcatori diversi e quindi la Como Nuoto con questa vittoria si lancia in classifica dopo 2 giornate, è una squadra attrezzata per fare un ottimo campionato nonostante abbia perso giocatori importanti come Bisilacchi, però ne ritrova altri come Zanetic e altri. Zanetic su tutti, insomma. Torino 81, il solito Vukčanović, una doppietta, 0-9 uomini in più, e quando fai 0-9 in casa sulla superiorità numerica e perdi di 2 gol, beh, qualcosa da recriminare c'è, ma sicuramente la squadra di Aresta, il Torino 81, in questo campionato sicuramente si farà notare. Un campionato lungo, sa, come spesso diciamo, sono 2 campionati, c'è la sosta lunga, eccetera eccetera eccetera, certo partire bene sarebbe una cosa importante, però anche queste sconfitte servono. D'accordo, Walter, abbiamo terminato questo girone nord a metà e d'altra parte il tempo alla maggiore su tutto, visto che sta continuando a piovere anche oggi che è domenica, e quindi appuntamento alla settimana prossima, ci saranno parecchi derby, tante partite da vedere e soprattutto le riprove a quello che abbiamo visto in queste prime 2 giornate. Grazie, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Andiamo quindi a sud, andiamo a vedere Messina, Roma 2007 Arvalia 8-7, Cesport Arechi Salerno 7-7, SNC Civitavecchia Acqua Chiara Napoli 10-9, Visnova Roma Muri Antichi Catania 12-10, Tuscolano Pescara 7-11 e poi Catania Latina 10-10.
Allora, la squadra che conquista più superiori numeriche per quanto riguarda la regione sud è fino a questo momento l'Acqua Chiara assieme alla Cieca con 23, mentre è inciso anche il fatto che hanno giocato contro nell'ultimo turno, con il successo rosso celeste sul filo di lana. Invece quanto riguarda le percentuali delle superiori numeriche, la squadra che si sta comportando meglio fino a questo momento è il Catania con il 52%, preceduto di poco dall'Acqua Chiara con il 50%, poi di poco sotto un'altra squadra del sud, ovviamente sempre siciliana per i punti antichi con il 47. Per quanto riguarda le inferiorità numeriche, invece vediamo c'è la situazione di testa con il Civitavecchia che ha il primato negativo con il 66%, sotto vediamo la presenza della Reghi con il 50% e dell'Acqua Chiara con il 46%. Invece si è comportato bene solamente il Catania con il 14% solamente di gol subiti percentuale nelle inferiorità numeriche. Ebbene, qui abbiamo visto tutte le partite e andiamo a sentire che cosa commenta il nostro Walter Fasano. 8-7 il risultato finale del Messina sulla Roma 2007. Bella vittoria per il Messina dopo una prima giornata disastrosa contro l'Acqua Chiara. Mi aspettavo qualcosina in più dalla Roma, che in organico comunque ha giocatori che possono sicuramente fare molto meglio su campi come quello di Messina. Come hai detto tu, piscina all'aperto, quindi comunque anche le condizioni ambientali non erano ottimali per la Roma 2007, però una buona prestazione del Messina che a cambio campo è andato su 5-3, 3 su 8 uomini in più, quindi la squadra di Naccari si è ripresa con un grande intramontabile vittorioso che con una Lex. tripletta ha Lex. trascinato i suoi insieme a Escher, Costanero, una doppietta. Sono i giocatori che quest'anno devono trascinare il Messina. Roma 2007 da rivedere, 1 su 7 uomini in più, tante espulsioni, quelle dei dirigenti, un po' di nervosismo durante la partita. Comunque una gara che la Roma, ecco, se quest'anno vuole sperare di puntare in alto, sono partite che devi cercare o quantomeno provare di vincere, però di fronte c'era un Messina che voleva partire bene con l'esordio casalingo di questo campionato e ci è riuscito. Due squadre trasformate dai play-out dell'anno scorso a ambizioni più alte di quest'anno. CES Portareghi finisce 7-7. Sì, ho visto un po' la partita, la Rechi sempre dietro, sempre a rincorrere, un'ottima Cespert che nel finale di gara sul 7-5 ha sbagliato la superiorità numerica a 2 minuti e 30 dalla fine dell'8-5 che era un po' il match point, niente, sbagliando l'8-5 si riparte, contropiede, gol di Lanfranco del 7-6, poi ancora un errore della Cespert verso l'ultimo, dall'ultimo minuto di gioco. E ben ci venga chiuso con una rovesciata di sinistro questo incontro con un pareggio che per due squadre che lottano quest'anno per raggiungere una salvezza tranquilla subito, un pareggio che alla seconda di campionato serve solo a dire che non si è perso, però un pareggio, un punticino, forse la Cespo sta più da recriminare per qualche decisione arbitrale diciamo strana. Comunque una Reghi che con Vitor Spasca, capitano salernitano con 3 gol in questa gara ha tenuto in vita la squadra di Filippo che per larghi tratti della partita è stata in balia dell'ottima gara della Cespost. Quindi complimenti alla Cespost, a Reghi per la settimana prossima gioca il Tuscolano in casa e quindi deve iniziare a vincere. Le superiorità numeriche discrete, 3 su 7 la Cespost, tranne ecco, quella lì. Il match point fallito da Barberisi la posizione 2 e la Reghi 3 su 8 con un rigore anche questa superiorità numerica. È stato un derby comunque abbastanza corretto nonostante le espulsioni di due giocatori importanti per la Cespo, Mattiello e Stemiano, ma espulsioni fin troppo generose da parte degli arbitri. Andiamo a Civitavecchia, dove è successo di tutto nell'ultimo minuto, negli ultimi 35 secondi a dire il vero. 10-9, ribalta il risultato la squadra laziale che era sotto di un gol a 30 secondi dalla fine. Incredibile questo,
Diciamo è un'applicazione della nuova regola, perché c'è stato un controfallo alla fine, senza entrare nel merito, perché oltretutto io ancora non l'ho vista la partita, quindi di cosa è successo, perché ho inteso che da parte Acquachiaro ovviamente si recrimina, da parte laziale ovviamente va bene tutto, perché hanno vinto, però diciamo è stato un controfallo che ha permesso a 8 secondi dalla fine a Pagliarini, Luca, di segnare il gol della vittoria laziale. La vittoria importante che porta 3 punti, molto entusiasmo in casa del Civitavecchia. L'Acquadiara sì, da recriminare, dai, 1 minuto alla fine, hai 3 punti in tasca, ti ritrovi con 2 situazioni di gioco particolari che ti fanno andare a bruciare al vento. 3 punti in una partita che comunque l'Acquadiara aveva condotto discretamente, era partita bene Civitavecchia al primo tempo, poi c'è questo break di 0-3 dell'Acquadiara che aveva portato i ragazzi d'Occhiello a cambio campo sul 6-4, il Civitavecchia è rientrato in partita, è stata veramente una partita maschia, alla fine contiamo quasi 30 espulsioni. L'ultimo tempo 4-2, questi 2 gol nel finale che hai raccontato hanno garantito questi 3 punti al Civitavecchia, che come hai detto si festeggia, l'Acquadiara recrimina, 7 su 15 l'Acquadiara, uno in più, ottimo dettaglio, 7 gol su superiorità numerica, su 9 totali, 4 su 13 per il Civitavecchia, diciamo qualcosina in più, più 3 rigori, quindi una partita dove il fischio arbitrale ha inciso molto, Cecchini 4 gol per il Civitavecchia, mentre Tozzi e una tripletta per lui sono i migliori marcatori delle 2 squadre. Comunque, ripeto, l'Acquadiara, ottima partita ancora anche fuori casa, perdere così fa male, sicuramente gli uomini di Occhiello la settimana prossima sapranno riscattare. Ah, penso che sia sicuramente da fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita intensa, bella, non hanno mai mollato e credo che alla fine siano stati premiati. Probabilmente abbiamo preso 3 punti che meritavamo più la scorsa settimana, oggi poteva anche andare bene un pareggio per come era andata la partita. Però bravi, nel senso non mollare mai, si sono viste delle giocate secondo me belle da entrambe le parti, ma per quanto mi riguarda io parlo sempre della mia squadra, posso fare i complimenti a tutti loro. Qualche giovane continua a crescere, dà segnali importanti e quindi credo che questa voglia di non mollare sia importante. In più c'è entusiasmo, parecchio pubblico oggi, che era la prima di campionato qua in casa, e un gruppo di dirigenti interessante, carino, si sta creando un ambiente che sinceramente mi piace, ma soprattutto è importante per la squadra, perché poi sapere di avere una struttura poi intorno è importante. Siamo in attesa della nazionale che verrà il 3 con 2 partite dell'Under 20 di un torneo che sono 3 giornate, ma una la giocano con noi e saranno Italia, Serbia, Croazia, Montenegro, quindi altissimo livello, a 1 mese di distanza dal mondiale dell'Under 20. Quindi il 3 dicembre questo impegno, il 17 dicembre verrà la nazionale A. Credo che anche questi siano 2 segnali importanti per far capire insomma che Civitavecchia c'è, che punta comunque da quest'anno a pianificare in una grossa crescita nel futuro. Quindi nel giro di un paio d'anni sicuramente di rimontare ai massimi vertici, già dall'anno prossimo speriamo. Questo campionato come prevede all'inizio di queste 2 partite? Ma guarda, noi intanto partiamo dal basso, nel senso che cerchiamo di raggiungere la tranquillità prima possibile, perché la squadra è molto giovane. Poi ricordo sempre che sono tutti elementi di Civitavecchia, quindi. Mentre gli altri, la stessa Acquachiara, sono ragazzi di Napoli, ma sono presi nelle varie società. Noi abbiamo un bel gruppo, qui stanno crescendo parecchio, quindi stiamo creando, secondo me, lo zoccolo duro per poi poter, con qualche mestolo, ambire poi a qualcosa di importante. Quest'anno l'obiettivo deve essere l'arrivo rapido a una salvezza per poi vedere quello che succede. Però secondo me se giochiamo così possiamo giocarla con chiunque. Visnova vincente sui muri antichi in casa per 12 a 10. Ottima prova dei muri antichi che quest'anno forse e quasi sicuramente, molto probabilmente non ci tiene a recitare il ruolo di Cenerentola di questo campionato dopo la bella vittoria di sabato scorso, ha giocato a Roma contro una delle migliori squadre di questo campionato. E ha tenuto testa quasi fino alla fine. È vero che
È vero che c'è stato anche un più 4 a un certo punto della gara, però i Morantica comunque hanno cercato di riprendere la gara 11-10, fornice e basta, 5-5 l'ultimo tempo, un dettaglio, un risultato, un parziale abbastanza strano per questa pallanuoto, 10 gol in un tempo dei 22 totali. Gnocchi Gratta con 5 gol ha trascinato questo giovane molto interessante del Novanova, che adesso è il capocannoniere del torneo. Kukic 2 reti, Parisi 3 reti, il tabellino della Roma Visnova si completa con il gol del Salernitano Padovano 2003, molto interessante, un profilo molto interessante, e Carrozza. Mentre per i Monantichi, Riccioli 3 reti, e poi ci sono le doppiette di ancora una doppietta per Rojas e Garosso. 4 su 10 l'uomo in più, i Monantichi non male per una piscina, un campo caldo come quello del 19, 3 su 7 per la squadra di Calcaterra, che comunque si porta 3 punti a casa importanti, come abbiamo detto spesso anche l'anno scorso, prima della sosta natalizia, in queste 4 partite, 12 punti eccellente, 9 punti ottimo, 6 punti, hai fatto il tuo, insomma. Bene, ci ha provato il Tuscolano, è rientrato in partita rispetto all'inizio, ma Pescara è troppo forte, vincono gli abruzzesi 11-7 a Roma. Pescara forte, 9-4 a cambio campo, penso che la partita era già abbondantemente in ghiaccio. Tuscolano che dopo l'ottima prova nella prima giornata affrontava un'altra corazzata importante per questo girone sud, che è il Pescara di Malara. Questo risultato a cambio campo è un segnale che la squadra di Neroni deve sicuramente costruire in casa la salvezza, ma comunque settimana prossima va a Salerno contro la Reghi in una partita importante, ecco, come ho detto prima, prima di una sosta natalizia. Ha cercato di rientrare il Tuscolano, comunque 2 su 7 uomini in più, così così, 2 su 10 per il Pescara, anche da rivedere la superiorità numerica, ma evidentemente nel terzo e quarto tempo è stato poco più di un allenamento, e questo punteggio 7-11 fuori casa è un segnale importante per la squadra per il Pescara, che in questo campionato reciterà un ruolo da protagonista. Da Luisa 3 gol, doppiette per De Soris, Di Fulvio e Calcatella. Quindi stanchi l'americano con un gol, tanti giocatori a tabellino, ecco anche Molina, quindi una squadra che ha 13 giocatori che possono giocare in qualsiasi momento della gara. Tripletta per Tulli per il Tuscolano. A Catania si è giocato Catania Latina ed era la retrocessa Catania contro la mancata promossa Latina, è finito 10-10, partita senza limite di colpi. Si affrontavano comunque due squadre con tanti giocatori di categoria superiore, questa e superiore. Questo è uno scontro al vertice che il calendario ci ha regalato subito alla seconda giornata, una partita equilibratissima. C'è stato uno strappo del Latina verso la fine con un più 2, prima sul 6-8 che è andato sul 7-9. Addirittura il Catania si è ritrovato in vantaggio alla fine sul 10-9, però il pareggio poi ha segnato questa gara che sicuramente nessuna delle due squadre, a parer mio, deve recriminare. È uno scontro di due squadre importanti, il pareggio ci può stare e il pareggio è stato sicuramente meglio per Lazio, visto che stiamo parlando di una partita a Catania in un campo difficilissimo contro una squadra che difficilmente in casa lascerà punti. Per il Catania un pareggio contro la corazzata Anzio, che non si nasconde dietro il dito, il presidente ha detto che quest'anno bisogna puntare fortemente in A1. E questo risultato è un forte segnale al campionato. Torrisi ancora una tripletta, Primitera, Russo e Catania una doppietta. Dopo l'ottima prova di Salerno, comunque il Catania ha confermato 5 su 12 come in più, grosso modo ci può stare. Mentre per Lanzio la penna di Rocco 2 reti, Colombo 3 reti e 2 su 9 su superiorità numerica per la squadra di Miracchi, forse sicuramente si può fare qualcosa in più. Bene, quindi abbiamo chiuso qua, se non vado errato, il panorama del girone sud. Allora, rientriamo in studio con Renato Palma. Siamo qui tutti e due a perorare la causa di chiedere la vostra collaborazione per farci mandare
qualche filmato, perché dobbiamo parlare con immagini, non solo parlarne, sennò staremo qui 3 anni di fila per parlare di pallanuoto, dei grandi campioni della pallanuoto, ma approfittiamo del fatto della televisione, della TV web, per dare l'opportunità anche ai più giovani, soprattutto, di sapere chi è e che cosa ha fatto il grande campione del passato. Ne cito uno che è il più grande di tutti, che è Eraldo Pizzo, che ormai viaggia verso gli 85 anni, diciamo, a breve, per cui è chiaro che bisogna rinnovare questa situazione. Pizzo, al di là di quello che può essere la Liguria, forse lo conoscono in pochi, soprattutto me lo conoscono le giovani leve di Civitavecchia, di Roma e di Napoli, eh, perché purtroppo è di un'altra epoca, come, come diciamo, parliamo di oltre 40 anni fa, insomma. Certo. Quindi... Però diciamo, il buon Eraldo a Civitavecchia che si lamentava quando non riuscì, quella poca volta che non è riuscito a vincere, l'ho fatto. Quindi allora, amici della pallanuoto, veterani della pallanuoto, campionissimi, seguaci di questo sport, così come lo siamo noi, dateci una mano a trovare questi filmati, per cui, in modo tale da poterli poi confezionare insieme a Renato per poter fare questa nuova rubrica. Certo. Beh, allora, speriamo che ci dia una mano Gianni De Magistris, Marsili, anche Baldinetti, che con il quale sono amico, come sono amico anche con Gianni, e speriamo di reperire questo materiale per soddisfare i tifosi della pallanuoto anche un po' più anzianotti. Vabbè, insomma, quindi chiunque ce l'ha, anche il singolo privato, se ce lo manda, noi siamo contenti, citeremo ovviamente la fonte di chi se l'è conservato, certo, gelosamente, e vediamo come fare. Io con te volevo chiudere questa trasmissione questa volta con diciamo, l'occasione del gol del Civitavecchia, che tu, la partita che tu hai visto, e sì, che a mio avviso, a parte le polemiche di parte napoletana, che risponderanno poi quelle di parte civitavecchiese sul gol, sulla direzione arbitrale, se c'era fallo o non era fallo, l'aspetto tecnico è che a pochi secondi dalla fine, una ventina credo, c'è stato un controfallo, per cui l'acqua chiara non ha chiuso l'azione, che era sul pareggio, era il punteggio di 9-9, e potendo battere il pallone così dove c'era stato il fallo, Civitavecchia in meno di 4 secondi è riuscito a perfezionare il passaggio a Luca Pagliarini, che poi ha segnato. Sì, è stata una bellissima azione, che chiaramente poi il gol ha entusiasmato tutto il pubblico, che era abbastanza, certo, numeroso. Noi, scusami, che tanto noi ne parliamo. Sì. Ve la lasciamo vedere al rallentatore, ognuno tragga le sue conclusioni, se è fallo, se non è fallo. Cioè, io non voglio entrare in questo merito, sappiate che prima che rinizierà il campionato a gennaio parleremo delle regole, perché abbiamo i filmati della fine sulle nuove regole, su quello che potrebbe essere cambiato, però preferiamo farlo dopo che avete avuto l'opportunità tutti di vedere 2 volte la vostra squadra a casa e rendervi conto effettivamente se è meglio o se è peggio. Andiamo a commentare questo successo. No, questo successo effettivamente è stato un successo importante, perché dà sicuramente una spinta a questi ragazzi che sono giovani. Certo, c'è molto da lavorare, Marco Pagliarini lo sa, perché abbiamo ancora tanti difetti, però diciamo che abbiamo recuperato da 2-3 gol di svantaggio, e la grinta che ho visto negli ultimi minuti è spero quella che riescono a mettere poi in campo nel prossimo futuro, perché quella è molto importante. Per il resto, discreti su zona, e dobbiamo migliorare in difesa, perché purtroppo ancora non, diciamo, non ci siamo. In questi ultimi tempi c'è la sindrome del secondo tempo, perché prendiamo bersagli che in alcuni casi vengono ribaltati e alla fine in altri, vedi Catania, non si è riuscito a poterlo fare. Però diciamo che sono giovani, per cui sì, c'è molto da lavorare, l'allenatore lo sa, e speriamo bene, insomma, ecco, speriamo che questi ragazzi crescano. Va bene, allora chiudiamo qua con questo augurio di Renato Palma, che parla da
come se fosse ancora il presidente del Civitavecchia, cioè non, no, vabbè, non so, da tifoso, so un tifoso particolare. Dopo 16 anni. Questa quindi è la settimana della presentazione degli impegni degli internazionali che vedrà la città di Civitavecchia coinvolta con la nazionale Under 20 e con la nazionale A, che saranno ospiti di questa città dal 3 dicembre e poi il 17 sono i due appuntamenti, ma ne parleremo nella prossima puntata e quindi con questo grazie a tutti e speriamo che si riesca a giocare. Buonasera. In tutte le piscine.